giornata a tutti. Chi vi parla è Claudio Simeoni che ritorna alle ore 19 per la seconda parte della trasmissione Magia, Stregoneria, Paganesimo e continuiamo con le letture di oggi. Allora, innanzitutto ho dato un'occhiata al materiale che mi ha lasciato Ivano e Laura in busta. Il materiale che mi hanno lasciato erano le illazioni, perché di illazioni si trattava. Di una, come si può definire, una pazza, no? Forse potrebbe essere considerato offensivo, cioè di un personaggio comunque che aveva delle funzioni giuridiche all'interno dello Stato e che è stato manipolato nel modo più bieco da un tale Biffi, lo ricordate? Quel personaggio che disse che il Risorgimento è stata una disgrazia per l'Italia, roba di questo genere, il quale è riuscito a manipolarlo in maniera stranissima, cioè in maniera stranissima, neanche tanto, è una questione di soggettività, e praticamente ha impostato quel processo maledetto che fu a Marco Dimitri ai satanisti di Bologna. Il risultato di quel processo era praticamente il pubblico ministero si è prestato a inventare delle false accuse, cioè delle accuse che non esisteva. Ed è stato soltanto grazie all'intervento dei giornalisti della Repubblica che hanno seguito attentamente il processo, che il processo si è risolto con il fatto di cui erano accusati questi satanisti, fra virgolette, perché in realtà non sono neanche satanisti, anche se si dichiarano così, il fatto per cui erano accusati non è mai avvenuto. Il fatto per cui erano accusati non è mai avvenuto. I personaggi si sono fatti un anno di galera e noi sapevamo perfettamente che se questa sentenza fosse passata, cioè se fossero stati condannati, era un inizio di condanna per tutti i gruppi, per tutta l'idealità che si svolgeva sul territorio. Questo lo sapevamo benissimo. Io ho un buon rapporto, tutto sommato, con questo personaggio, il quale insiste per denominarsi Bambini di Satana. Lui usa il termine bambini di Satana per significare che lui e quel gruppo sono dei bambini davanti alla conoscenza. Loro usano il termine Satana per definire la conoscenza, il conoscere. E purtroppo invece quando un cristiano legge i bambini di Satana, subito le sue perversioni montano, il suo atteggiamento incestuoso monta. E la sua libidine monta, ma questo è un problema psicologico che hanno i cristiani, che hanno i cattolici, non è un problema degli altri. E purtroppo Dimitri è orfano, senza protezioni, brutto, impresentabile, non sa parlare, era la vittima ideale per un Biffi, che se questa sentenza fosse stata fatta in maniera diversa, cioè fosse stato condannato, nonostante le prove che non esisteva assolutamente, cioè che non esistevano i reati per cui era stato incarcerato, era un inizio di illazione per tutti quelli che avevano idee diverse dalla Chiesa Cattolica. Cioè era una nuova persecuzione, era una nuova inquisizione che veniva per tutte le persone. Naturalmente Dimitri invece è riuscito ad avere la forza di resistere per un anno di galera in quelle condizioni. Ha salvato, in realtà ha salvato l'intero paese, cioè ha salvato tutti quanti quelle persone che hanno delle idee diverse. Qual è il sistema giuridico che passava? Siccome tu pensi quella cosa, necessariamente devi voler fare quell'altra cosa. Cioè, se un operaio chiede un aumento di stipendio, non è che vuole l'aumento di stipendio, ma vuole abbattere lo Stato. Se un bambino chiede la caramella, non è che chiede la caramella, ma vuole sicuramente distruggere la maestra. Cioè passava una dicotomia, un modo di leggere la giurisdizione che era una roba spaventosa. Questa era l'operazione che aveva fatto Biffi e tutto il suo CRIS di Bologna, il CIRS, il CESNU, cioè tutte queste sette di banditi, perché sono sette di banditi che stanno tentando di distruggere il dettato costituzionale di ognuno le proprie idee, la propria religione, il diritto di espandere la propria religione, il diritto di sviluppare la propria religione. Dimitri è un personaggio impresentabile, nel senso che non si presenta bene, non sa parlare, è orfano, è povero, è il classico tipo che se gli andava bene con lui venivano messi sotto processo tutti quanti. Biffi
Biffi ha fallito. Biffi, con tutta la sua organizzazione, con magistrati, con la galera, con tutto il resto, ha trovato dei giornalisti della Repubblica in questo caso che hanno seguito attentamente il processo e hanno costretto la magistratura bolognese a lavorare sistematicamente. Io ho letto una dichiarazione di un altro pubblico ministero, del procuratore generale della Repubblica di Bologna, che era qui a Venezia, Ennio Fortuna, che ha detto: che strano, l'impianto accusatorio era fatto bene. Cioè, mettiamoci le mani nei capelli, l'impianto accusatorio, dice, era fatto bene, non ha detto era fatto sul nulla, era inventato, era fatto bene, era stato inventato bene. Davanti a quella dichiarazione, beh, io ho già un odio personale col signor Ennio Fortuna. Mi ricordo articoli fatti sul Gazzettino del 1990 in cui ricattava l'intero paese se fosse passato il progetto di responsabilità civile del magistrato rispetto alla sua attività, cioè se il magistrato fosse stato imputabile di reati che lui commette nella sua attività, lui minacciava pesantemente. Io ricordo quegli articoli. Ebbene, Dimitri, questo disgraziato, questo brutto, questo che non sa neanche rapportarsi, non ha intelligenza costruttiva, non ha intelligenza di capire quali sono le tensioni della vita, è riuscito a resistere contro Biffi, il CRIS, una procura generale della Repubblica e un anno di galera. Cioè, consideriamolo quello, accusato di aver stuprato una donna, ammazzato un bambino, perché queste erano le accuse. Accuse letteralmente inventate da un pubblico ministero, come il tribunale ha dimostrato. E questo è ciò che mi ha dato Ivano e Laura. Ivano e Laura mi hanno dato parte delle disquisizioni ideologiche di quel pubblico ministero, che sono veramente aberranti. Io ne ho lette anche di peggio, veramente, ma comunque non è importante. E una lettera che viene dall'Argentina che si batte contro queste cose, cioè di un argentino che si batte contro la mistificazione dell'ideologia del pensiero. Boh, ringrazio Ivano e Laura per avermi dato questo materiale e al limite, se lo vogliono dietro, gli farò delle fotocopie e glielo rendo. Comunque io ho un buon rapporto con Marco Dimitri, ogni tanto ci sentiamo per telefono, fra le altre cose. È venuto alla conferenza di Treviso e niente, solo da allora questo rapporto telefonico, diciamo così, ogni tanto è fatto. Lui aveva tentato di organizzare la conferenza di Bologna, naturalmente è stata segata, cioè nel senso che ci hanno bloccato la conferenza, cioè la manifestazione delle idee, la manifestazione del pensiero viene bloccata solo ed esclusivo interesse e vantaggio dell'orrore cattolico. Questo ricordatevelo sempre, cioè non è che l'Inquisizione non c'è più, attraversa sistemi diversi perché le condizioni non consentono più quello di prima. Cioè l'attentato alla Costituzione della Repubblica Italiana è tuttora in atto, cioè il tentativo di impedire che un pensiero circoli, che una persona possa manifestare le proprie idee, è ancora in atto, viene nascosto con delle scuse, viene occultato con delle operazioni tipo quella di Bologna, tipo quella di Treviso, però l'impedimento della manifestazione del pensiero è attività terroristica che ancora parte delle istituzioni stanno portando avanti. Comunque, se questa è la condizione in cui viviamo, attraverso questo noi passeremo. Detto questo, e ringraziando sempre Ivano e la Laura di questo, è in pratica sono fotocopie prese da internet, sono un insieme di una stampa fatta su internet, circola tutto, non c'è problemi, ci sono valanghe di notizie su internet, per cui documenti che non trovate normalmente li potete trovare su internet se uno ci sa lavorare un po', e gratuitamente anche, senza nessun problema. Bene, prendendo il discorso, io sono Claudio Simeoni, vi do il mio indirizzo, Piazzale Parmesan 8 Marghera, e vi do l'indirizzo dell'Istituto Mediterraneo Studi Poetaisti, che è casella postale 53 Marostica, Vicenza. Vi ricordo che si è aperto un sito su internet, non riprendo le telefonate, per favore, non prendo le telefonate finché non ho finito la trasmissione, per cui è inutile che tentate di telefonarmi. C'è un sito su internet, lo trovate http://utenti-tripod.it/studi-politeisti-index-html. E in questo sito per registrarsi
per registrarsi http://www.listbot.com. Quando si è registrati, paganesimo@listbot, e l'indirizzo di posta elettronica è studipoliteisti@licosmile.com. Vi ricordo la festa di Gian, la festa che viene fatta della poesia. Domenica 20 giugno 1999 ci sarò anch'io, anche se probabilmente non arriverò alle 9, a Covolo di Pederobba. È poesia New Age a Campio Fiorito, giornata organizzata dall'Associazione Culturale La Criola. Per informazioni telefonare al numero 0423 64394. L'appuntamento alle 9 presso la sede dell'Associazione La Criola, via Giuseppe Segusini 21, a Covolo di Pederobba. Se qualcuno alle ore 9 è troppo presto e vuole venire più tardi, è solo il pomeriggio, solo per le poesie, il numero 21 di via Segusini, a Covolo di Pederobba, trova le indicazioni sul luogo della festa, che si tiene circa un chilometro e mezzo di distanza. Allora, appuntamento per domenica 20 giugno 1999 a Covolo di Pederobba. Io arriverò, non so, sulle 10, 11, non so quando arriverò, comunque arriverò il più presto possibile. Anche perché io, a me piace molto dormire, tutto sommato. La trasmissione di oggi. Ricordo sempre che ad agosto ci troviamo sull'altipiano di Asiago. Chi vuole venire si mette in contatto con me, parliamo un attimo. Se sono persone già conosciute, sono già venute, non c'è nessun problema, si mettono in contatto con Francesco, con me, e diamo il luogo, il posto dell'appuntamento in maniera riservata, nel senso che non è un rito pubblico, è un rito che facciamo fra noi e che è importante per noi, è importante anche per quelle persone che ci sentono, se vogliono farlo chiaramente. E non è un rito pubblico, nel senso che non chiedo, non so, piazza San Marco per fare un rito pagano, non chiedo ancora le piazze. Finché c'è possibilità di riservatezza nelle cose, ce le facciamo in maniera riservata. Prima o dopo qualche devoto dovremmo farlo in maniera diversa, ma l'importante è per il momento che sia fatto in maniera riservata, e noi ci teniamo a questo tipo di riservatezza. E sarà in agosto, una domenica d'agosto probabilmente, o un sabato, vedremo un attimino quale sarà, e comunque lo decideremo abbastanza presto. Allora, nella trasmissione di oggi parleremo del discorso generale su trascendenza e immanenza visti dal punto di vista della stregoneria del paganesimo politeista. Perché parlo di questo? Ho smesso di leggere Ciò che porta a diventare eterni nella religione romana. Perché innanzitutto mi ha preso la mano, cioè nel senso che forza di fare letture diverse ho perso un po' il filo di quello che stavo leggendo e raccontando all'interno della religione romana. Dopodiché mi sono arrivate alcune lettere e, lavorando per rispondere a quelle lettere, una di queste lettere, e l'ho scoperto 10 giorni fa, non di più, una di queste lettere mi stimolava di chiarire i discorsi sugli spiriti e sugli esseri di energia, sui corpi di energia, sulla percezione, sugli dei, cioè tutto quello che è la sfera dello spiritismo. E nel mandarmi questa lettera mi ha mandato anche delle fotocopie di pagine di sciamanesimo, di comportamenti sciamanici di alcune tribù africane. Praticamente mi ha detto: cosa ne pensi di questo? E in effetti ho visto che nei nostri lavori manca questo aspetto trattato in maniera specifica. Per fare la lettera e rispondere è venuto fuori un tratterello, un piccolo trattato, insomma, abbastanza consistente, e spero di finirlo entro una decina di giorni, anche perché ci sto lavorando moltissimo, ho quasi finito in realtà, per cui ve lo leggerò al limite nella trasmissione serale appena è pronto. Questo trattato spero di riuscire a stamparlo e ne porterò un po' di copie, cioè le regalerò a quelli che vengono a partecipare al rito praticamente. Bene, allora, per coprire il tempo che vado adesso, quando il trattato è pronto, ho due cose ancora da leggere, cioè i nostri volantoni, i nostri A3, sono dei fogli in A3 fotocopiati avanti e dietro, scritti abbastanza piccolo, che trattano degli argomenti monoculturali. Abbiamo parlato quello dello stupro, abbiamo parlato dei vari volantoni che abbiamo fatto, e ricordo sempre che non rispondo alla telefonata finché non ho finito. E parlerò stasera del discorso generale su trascendenza e immanenza visti dal punto di vista della stregoneria del paganesimo politeista. Questo
Questo volantone è praticamente il testo di una conferenza che è stata tenuta qui a Radio Gamma 5 il 26 giugno 1998. Io tengo quando posso, dove posso, chiaramente mi segano sempre, cioè mi impediscono di sviluppare il mio pensiero, di manifestare il mio pensiero, e trovo un sacco di difficoltà proprio perché esistono dei comportamenti militari, dei comportamenti terroristici finalizzati ad impedirmi di manifestare il pensiero e di diffondere il pensiero. Purtroppo questa è la situazione in questo paese. Nonostante questo, io tento continuamente di manifestare il mio pensiero. La radio mi ha garantito il modo di farlo, però il fatto che qualcuno dica le persone hanno diritto a manifestare liberamente il pensiero, ci sono tutta una serie di persone che dicono tu non manifesti il tuo pensiero, cioè siccome noi non siamo in grado di confrontarci col tuo pensiero, tu il tuo pensiero non lo manifesti. Se fosse stato 2 secoli fa sarei finito sul rogo, tanto per essere chiari. Bene, comunque penso che da settembre in poi organizzerò un paio di conferenze ancora, vedremo cosa riusciremo a fare. Allora, discorso generale su trascendenza e immanenza, visti dal punto di vista della stregoneria e del paganesimo politeista. Tratteremo in 4 capitoletti. Il primo intitolerà il soggetto della trascendenza, la trascendenza in stregoneria e l'inganno, l'essere umano dal punto di vista della stregoneria e del paganesimo politeista e la trasformazione dell'essere umano e l'accesso alla trascendenza. Prima di definire il trascendente, è necessario definire il soggetto cui il trascendente si riferisce. Noi, considerandoci esseri umani nella loro totalità, non siamo soggettivamente in grado di parlare o di disquisire su ciò che ci trascende, in quanto il fatto stesso che qualcosa ci trascenda non può essere parte di noi. Perché dobbiamo affermare questo? Perché su questo viene costruito l'inganno. Se non possiamo parlare di qualche cosa che ci trascende, perché dunque lo immaginiamo? Perché qualcuno che non ci trascende afferma e impone di parlare di ciò che ci trascende. In altre parole, un oggetto di cui noi non possiamo parlare ci racconta di ciò che trascende noi in quanto esseri umani. La cosa è un po' incongruente e sta ad indicare come l'inganno non è solo nella presentazione della trascendenza, ma nell'impostazione della relazione che impone la trascendenza. Anziché discutere della natura dell'oggetto che mi presenta la trascendenza, discuto sulla trascendenza presentata. Anziché discutere sui bisogni che inducono l'oggetto a presentarmi ciò che secondo lui mi trascende, discuto su ciò che mi viene presentato presupponendo che quanto mi viene presentato mi sia utile a prioristicamente. In questo modo scompare la natura di chi presenta la trascendenza. Mentre gli esseri umani disquisiscono sulla trascendenza, presuppongono che questa sia reale, giustificandone le incongruenze. Con la loro impossibilità di descrivere la trascendenza, impongono la trascendenza come un oggetto a priori del loro pensiero. A questo oggetto a priori impongono deferenza e presupposto universale da cui far nascere ogni descrizione. Tutto questo non è ammissibile né nel paganesimo politeista né in stregoneria. Sia nel paganesimo politeista che in stregoneria non esistono dei concetti a priori tali da trascendere l'essere umano, ma esiste uno sconosciuto da affrontare nella misura in cui mi può svelare fenomeni e conoscenza che mi permettono di svilupparmi, di sviluppare il mio potere nell'esistenza, il mio potere di essere. Ciò che trascende l'essere umano non può essere oggetto di discussione, semplicemente perché non può esistere se non nella forma di inganno e di truffa. La trascendenza in filosofia e l'inganno, secondo capitolo. In stregoneria l'oggetto che trasmette il messaggio o il fenomeno è il primo elemento su cui lo stregone interviene. La prima domanda che lo stregone si pone è: perché ti ho incontrato? Perché tu mi trasmetti quel messaggio?
Quel messaggio mi è utile nella mia vita quotidiana? Quel messaggio è utile agli esseri umani con cui vivo? L'oggetto che trasmette il messaggio è analizzato dallo stregone, in quanto il messaggio è fenomeno del messaggero. Potremmo dire che il messaggio qualifica il messaggero, oppure che il messaggero è causa del fenomeno. Se un messaggero è in grado di entrare in relazione con i miei sensi, in qualunque stato percettivo io mi trovo, questo non può essere trascendente, ma deve essere necessariamente immanente. In altre parole, se il messaggero può venire da me, io posso, al di là dei mezzi e delle disquisizioni, andare da lui. Non è possibile ammettere che un oggetto possa agire sul mio sentire senza ammettere che io possa in qualche modo agire sul suo sentire. In stregoneria è dato il principio: ciò che mi raggiunge, in qualche modo posso raggiungerlo. Se non lo raggiungo, può essere che non sia sufficientemente attrezzato per raggiungerlo, ma anche questo non deve trarre in inganno, in quanto se il messaggero può interferire con me, significa che io posso interferire col messaggero. Prendiamo ad esempio la formazione del giudizio dell'essere umano in forma fetale. Si può dire che, eccetto la madre, nessun essere umano è in grado di farsi messaggero e di intervenire sul suo modo di affrontare il mondo. Se nessun essere umano è in grado di intervenire nella sua formazione del giudizio, appare ovvio che l'essere umano in forma fetale non è in grado di intervenire nella formazione del giudizio di un essere umano adulto. Le cose cambiano quando l'essere umano fetale muore e nasce il bambino. L'essere umano adulto può intervenire per modificare la percezione del mondo del bambino, e il bambino ha la capacità di percepire il messaggio e modificarlo a sua volta. È in grado di intervenire per modificare la formazione del giudizio dell'essere umano adulto. Cosa non posso raggiungere? Ciò che non esiste. Ciò che è frutto di fantasia, illazione, ipotesi, che quando diventano oggetti attraverso i quali costruire il giudizio, diventano inganno. Passiamo al terzo capitolo. L'essere umano dal punto di vista della stregoneria e del paganesimo politeista. La descrizione dell'essere umano nel paganesimo politeista in stregoneria non è quella di un essere umano creato ad immagine e somiglianza di un a priori, ma è quella di un essere in costante costruzione. Come essere in costante costruzione, a seconda delle fasi di sviluppo che percorre, si è dato degli strumenti attraverso i quali affrontare la fase che sta vivendo. Come esseri della natura, noi esseri umani ci siamo dati uno strumento che è la ragione, la capacità di descrivere il mondo che incontriamo mediante le parole per quello che possiamo comprendere e capire. La ragione è uno strumento col quale costruiamo delle relazioni, col quale comunichiamo in questa forma. La ragione è uno strumento funzionale alla costruzione di alcune relazioni che ci permettono di svilupparci. La ragione non è il solo strumento di cui l'essere umano si serve. Non solo la ragione e la sua descrizione possono essere ampliate all'infinito. I limiti sono quelli fisiologici dell'essere umano, non quelli della descrizione. Ma la ragione è uno strumento di cui la specie umana si serve soltanto negli ultimi 10-15 mila anni. Se ipotizziamo di essere usciti dal brodo primordiale 1 miliardo di anni fa e in tutto questo tempo la specie si è trasformata affrontando e descrivendo il mondo con cose che non erano la ragione, si può ipotizzare che essendo noi l'ultimo prodotto di una lunga catena 1 miliardo di anni, noi siamo in possesso della percezione del mondo di quando il nostro antenato era un essere ameba, di quando era un essere insetto, di quando era un essere rettile, di quando era un essere topo, di quando era un essere proscimmia. In questo modo, con Castaneda, possiamo affermare che la percezione descritta dalla ragione altro non è che una parte, un'isola, della totalità della percezione umana o della potenzialità di essa. Nell'essere umano ci sono forze
che premono affinché egli percepisca il mondo in forme diverse che non siano quelle della ragione, e ci sono forze sprigionate dalla ragione che tendono a chiudere in essa l'intera percezione umana. Questa lotta è il senso della percezione in stregoneria e va a qualificare le relazioni fra l'essere umano e il divino che ci circonda, descritte nel paganesimo politeista. Parlare di trascendenza in stregoneria nel paganesimo politeista significa parlare di trascendenza relativa alla ragione. In stregoneria e nel paganesimo politeista, il divino che ci circonda è trascendente rispetto alla descrizione della ragione ed è immanente rispetto all'essere umano nel suo insieme. Passiamo dunque al capitolo 4. La trasformazione dell'essere umano e l'accesso alla trascendenza. In stregoneria, il trascendente è a portata di mano. Non come definizione fantastica, ma come incontro dell'essere umano nel suo percorso di trasformazione. In stregoneria, l'essere umano non si trasforma in funzione di un obiettivo da raggiungere, di una verità da conquistare. In stregoneria, un essere umano si trasforma in risposta ai suoi bisogni e alle sue necessità, e quanto raggiunge e conquista diventa descrizione della trascendenza. L'essere umano si trasforma uscendo dalla ragione e alterando la percezione, e quanto incontra è la trascendenza che riesce a raggiungere e a descrivere attraverso gli elementi presi a prestito dalla sua descrizione. Ci sono due cose da considerare: quanto l'individuo percepisce e quanto della percezione riesce a descrivere. Se io percepisco il mondo con gli occhi di un essere lucertola, le sensazioni e i fenomeni che ne ricavo o li trasformo in azione, che è l'arte della stregoneria, oppure tento di descriverli e comunicarli. Dal momento che non ho una descrizione fondata sulla percezione dei fenomeni con gli occhi dell'essere lucertola, devo necessariamente adattare gli elementi della descrizione della ragione per definire quanto il mondo percepito con quegli occhi mi trasmette. Una descrizione parziale, incompleta, imprecisa e monca, come ogni descrizione della ragione. Alterando la percezione, io costruisco una relazione con la coscienza di sé, atmosfera o cielo. Fintanto che questa relazione è partecipe alla mia azione, al mio modo di rapportarmi col mondo, non ho nessun problema. Il problema nasce quando devo descrivere e comunicare agli altri esseri umani alcuni elementi di quanto percepisco e formare una descrizione. Comincio col dire che la coscienza di sé con cui mi relaziono è composta da volontà, determinazioni e intenti di crescita e trasformazione che riconosco della stessa natura dei miei. Se le tensioni dell'esistenza che riconosco nella coscienza di sé con cui mi relaziono sono della stessa natura delle mie, la rappresentazione nel mondo della ragione è quella di un altro essere umano. Come maschio la rappresento in forma maschile. Fatto questo, riconosco che la coscienza di sé con cui mi relaziono è molto più vasta della mia. La rappresentazione avrà un che di enorme. Riconosco che è antica, in quanto ha attraversato un grandissimo numero di mutamenti. Anche questo elemento rientra nella rappresentazione. Le riconosco molta conoscenza dalla quale io attingo. Anche questo elemento deve essere rappresentato. Inoltre, per rappresentare questa descrizione come cielo, devo innalzarla come l'atmosfera che mi avvolge. Alla fine di tutta questa operazione, per descrivere e comunicare agli esseri umani nella ragione quanto percepisco, avrò rappresentato un essere umano, vecchio e saggio per molti anni, ma robusto e vigoroso, che sprizza volontà e determinazione da ogni parte, molto grande e sospeso nel cielo. Questa rappresentazione la chiamo Giove, la chiamo Zeus o come volete, ma è la coscienza di sé dell'atmosfera terrestre. Se io la rappresento all'interno della ragione in questo modo,
Fuori della ragione non ho rappresentazione, in quanto quella coscienza di sé non ha forma né descrizione, è solo consapevolezza, volontà e determinazione, e sono le cose con le quali costruisco la relazione e alimento la mia azione. Questa coscienza di sé è trascendente alla ragione, ma è immanente rispetto all'essere umano. Può avere una sua rappresentazione nella ragione, sia come forma scientifica che come descrizione magica, come divinità. Nonostante questo, in stregoneria non è né forma scientifica né divinità, è coscienza e consapevolezza attraverso la quale costruire una relazione. Ed è divinità veramente. Nel paganesimo politeista la descrizione che viene fatta nella ragione della consapevolezza percepita ci permette di costruire un ponte fra la descrizione della ragione e la percezione alterata, permettendo al viaggiatore nei mondi della percezione di essere intrepido. Permette di affrontare ogni cosa strana senza necessariamente doverla descrivere, ma senza farsi assoggettare da questa. Il paganesimo politeista ci permette di continuare il cammino di libertà senza essere assoggettati ad una verità che lo fermerebbe. Sono circondato da coscienze e da consapevolezze che io riconosco come divine uguali a me, ed anche se io le descrivo le posso usare per arricchire il mio fare. Quando descrivo le coscienze e le consapevolezze che mi circondano, lo faccio per costringere la mia ragione a dilatarsi, a riconoscere fenomeni che lei non considerava esistenti, permettendo alla mia descrizione di rimuovere tutti quei fantasmi voluti dalla ragione che mi impediscono di riconoscere il divino che mi circonda, uguale a me stesso. Nel paganesimo politeista e in stregoneria, trascendenza e immanenza vanno lette nella specificità di un cammino di libertà. Un cammino di libertà che porta alla costruzione del potere di essere dell'essere della natura. Se l'essere umano non incontra quanto trascende la ragione nel corso del suo sviluppo, è bene che neghi l'esistenza di ogni trascendenza, in quanto questa, per lui, è solo inganno volto ad assoggettarlo. La fede, intesa come fiducia in cui riporre delle aspettative, si può concedere solo al messaggero di cui si conoscono bisogni e finalità. Se non lo si riconosce come oggetto e si immaginano i bisogni e le finalità che noi vorremmo che costui avesse, abbiamo costruito la nostra sconfitta. Quando sull'oggetto percepito si proiettano aspettative soggettive, si distrugge il principio speranza sostituendolo con fede acritica. Ma se fides non è seguita immediatamente da facto, azione, allora è madre di inganno e ogni fantasma che blocca l'uscita dalla ragione della percezione umana è pronto a servirsene. Claudio Simeoni, meccanico, apprendista stregone, guardiano dell'Anticristo. Scritto per una conferenza a Radio Gamma il 26 giugno 1998. Questo è un discorso generale su trascendenza e immanenza visti dal punto di vista della stregoneria e del paganesimo politeista. E per noi è abbastanza chiaro, ci circonda lo sconosciuto dell'universo, ma lo sconosciuto non è fuori di noi, è parte di noi e noi lo possiamo raggiungere in qualunque momento. Sì, pronto? Simeoni? Sì? Parla Renato, che ho tagliato il telefono oggi. Dimmi. Volevo replicare che mi ha detto che sono un cretino, che sono stupido, no. Mi scusa, non capisco tanto quello che ti dici, no. Va bene. Però che il signore, posso dire una parola? In America, basta che non offendi. No. Che in America ti sorveglia, ti dà tanti schei, basta che vada. I cervelli grandi. Sì, ma è sciocco quello che stai dicendo, amico mio. Renato, è sciocco quello che stai dicendo, è sciocco. Dai, Renato, no, ciao, ciao, ciao. Non lo tengo, ho capito. Renato, è sciocco quello che stai dicendo. Tu hai fatto delle affermazioni precise e il Signore ti ha replicato. Tu
hai sottolineato pesantemente il fatto che non riesci a capire quello che io sto dicendo. Ora io non ti chiedo a te di capire necessariamente quello che io sto dicendo. A me quello che mi interessa, cioè se tu non vuoi o non lo capisci o non lo vuoi, giri la radio. Però tu hai sottolineato pesantemente le affermazioni e per quello che mi riguardava a me era anche inutile rispondere. Cioè, il signore in effetti ha fatto uno sforzo, cioè, almeno io lo riconosco in questo modo. Se tu, io riesco a capire che molte persone non mi capiscono e non mi sentono assolutamente, però non so, o ascolti qualcun altro o non mi ascolti, oppure non so, continuerai a non capire, o forse tu avrai un modo di sentire le cose diverso, talmente diverso dal mio che non lo capisci, però per piacere, queste robe qua, qui io non le vorrei, ecco, in modo più assoluto. Detto questo, io vorrei continuare il discorso prendendo dalla teologia di Proclo esattamente il paragrafo 52. Dice Proclo: ogni essere eterno esiste simultaneamente nella sua interezza. Naturalmente io su questo non sono d'accordo. Beh, vediamo un'altra telefonata. Pronto? Eh sì. Ogni essere eterno esiste simultaneamente nella sua interezza, e questo non è vero, e questa è la contraddizione che noi diamo. Pronto? Aia, cominciamo, vabbè. Sì? Vabbè, non c'è problema. Ogni essere eterno esiste simultaneamente nella sua interezza. In realtà non è vero. Questo concetto appartiene al neoplatonismo. Il neoplatonismo usava questo tipo di modo di vedere il mondo, però questo non è il nostro. Cioè, noi vediamo il mondo che si costruisce, che si trasforma. Per cui l'eternità di una coscienza nasce nel momento stesso in cui la coscienza si manifesta. Dice Proclo: ciò vale sia nel caso che abbia eterno solo l'essere, possedendolo, presente, simultaneamente per intero, non una parte di esso già esistente, l'altra che esisterà in un tempo successivo e che ancora non è, bensì quanto può essere è già posseduto tutto per intero e non è soggetto a diminuzione né a estensione, sia che abbia eterna l'attività, oltre all'essere, possedendo anch'essa completa, stabile nella medesima misura della perfezione, e per così dire fissa a un solo e medesimo limite, non soggetta a movimento né a cambiamento. Se infatti ciò che è sempre è Se infatti ciò che è sempre è eterno, come dimostrato anche dal nome, d'altra parte, sia l'essere di un dato tempo, sia il processo del divenire sono estranei a ciò che è eternamente, è impossibile che sia essere parte prima e parte poi, perché in tal caso sarebbe soggetto al divenire e non in essere. Quando però non c'è né il prima né il poi né l'era e il sarà, ma l'essere solo ciò che è, ciascun essere che è simultaneamente nella sua interezza, la stessa cosa vale anche per l'attività. Da ciò risulta evidente che l'eternità è causa dell'essere nella sua interezza, se è vero che ogni essere eterno, quanto all'essere o all'attività, ha presente in sé simultaneamente intero l'essere e intera l'attività. E qui noi non siamo assolutamente d'accordo con Proclo, la nostra visione è assolutamente diversa da questo. Perché nella visione da cui Proclo è partito per tirar fuori questo paragrafo, parte dal presupposto che la concentrazione di energia vitale esiste sempre. È vero, ma a noi non interessa tanto la concentrazione di energia vitale, cioè la quantità di energia vitale esiste in essere, ma non è in coscienza, cioè non è consapevole di se stessa. Pertanto a me non mi interessa che l'energia vitale esiste sempre, a me mi interessa la formazione della coscienza e l'eternità della coscienza. È l'eternità della coscienza e della consapevolezza che mi interessa, non il fatto che l'energia vitale esista sempre. Prendo atto che l'energia vitale esista, però non me ne frega niente. Pronto? Però non me ne frega assolutamente niente della quantità di energia vitale. È come se dicessi, esiste l'acqua, benissimo, ma una volta che ho l'acqua, cioè la quantità dell'acqua esiste.
però a me mi interessano i pesci, mi interessa la coscienza eventualmente dell'acqua, mi interessano le sue trasformazioni, non mi interessano le cose in essere che non hanno coscienza. E infatti quello che fa l'antico paganesimo e il paganesimo procoliano, cioè il neoplatonismo, è quello di confondere la sostanza delle cose con la consapevolezza delle cose. Cioè le cose sono fatte di energia vitale, l'energia vitale permea tutto l'esistente, la quantità di energia vitale non è aumentabile, esiste in se stessa, e questo è un dato di fatto. La coscienza è velocità diversa, è vibrazione diversa all'interno dell'energia vitale, e quello che a me mi interessa è la coscienza, non l'energia vitale, e ha una luce diversa, ha una vibrazione diversa dall'energia vitale inconscia all'energia vitale cosciente, sono due cose completamente diverse. E questo noi lo troveremo sempre in tutte, sia nei paganesimi antichi, sia in altre formazioni. Cioè il confondere, per esempio, il termine padre, necessità e intento, anziché chiamare necessità e intento, viene chiamato padre. Questa parola crea confusione, perché? Perché mentre la visione del veggente va a trovare gli elementi che formano la parola padre e li definisce quelle sostanze, quelle qualità con la parola padre, la visione del veggente cessa con la morte del veggente, perché il veggente non costruisce libertà, ma cerca di costruire il sapere, cerca di costruire la conoscenza. Succede che la seconda persona che va a leggersi quegli scritti non incontra il significato che dava il veggente alla parola padre, ma incontra solo la parola padre, e siccome lui come padre riconosce solo suo padre e sua madre, perché non ha la capacità di andare a vedere l'inizio e la fine del tempo, di alterare la percezione, lui definisce quella parola padre come un oggetto in sé, come un elemento in sé, e alla fine quella parola padre poi va a finire Dio. Cioè anziché andare a definire ciò che vede il veggente, la sua percezione delle cose, va a definire una cosa diversa che alla fine va a mettere in ginocchio le persone. Per cui quello che scrive il veggente è una cosa, quello che interpreta, il filosofo che interpreta il veggente è un'altra cosa ancora. Detto questo, ritorniamo invece a un discorso sociale che mi interessa di più. No, mi interessa moltissimo. Perché mi interessa moltissimo? Perché è un discorso che vi ho già fatto. Cioè, tutto questo discorso qua dell'immanenza della trascendenza è importantissimo perché nel paganesimo politeista noi non riconosciamo l'esistenza di una trascendenza a priori agli oggetti, a priori all'esistente. Noi riconosciamo soltanto ciò che incontriamo. Chiaramente, se io dovessi essere un pazzo schizofrenico e vedessi forme luminose e luce in cosa assurda, in una dimensione assurda, sarei abbastanza disciplinato per affrontare quel tipo di condizioni. Perché questo? Perché mi sono disciplinato. È chiaro che non posso dire agli altri, trasmettere agli altri le visioni, perché le visioni sono quelle di un pazzo, che è diverso. Però sarei abbastanza disciplinato per affrontare quel tipo di visioni. E quel tipo di visioni sono comunque sollecitate dal mondo che mi circonda, e sono comunque reali, non sono semplicemente, non sono corticircuiti della mente, sono comunque delle visioni reali, soltanto che io le leggo e le descrivo in maniera assolutamente diversa di quello che è la normalità. Per cui noi come pagani riconosciamo l'esistenza di uno sconosciuto che ci circonda, che è immenso, riconosciamo che quello sconosciuto che ci circonda è talmente immenso che noi non possiamo arrivare a descriverlo, cioè noi non pretendiamo di costruire una scienza che descrive tutto il possibile immaginabile che noi non sappiamo nemmeno immaginare che esista, ma noi puntiamo a costruire l'individuo che si muova nello sconosciuto, cioè che sia sufficientemente intrepido, che abbia la ragione labile, cioè la ragione che si sposta, che allarga i confini continuamente, che abbia temerarietà, che abbia l'arte dell'agguato, che abbia la capacità di usare la sua attenzione, che sia autodisciplinato, che abbia l'impeccabilità, cioè che abbia tutta quella serie di armi, che sono delle vere e proprie armi queste, cioè la sospensione del giudizio, chiamare le cose col loro vero nome, con le quali armarsi e affrontare lo sconosciuto che ci circonda. Pertanto, se io sono armato in quel modo e vado ad affrontare lo sconosciuto che mi circonda, non avrò problemi di sapere se la terra è rotonda o la terra è piatta. Comunque l'uno e l'altro io sono in grado di affrontarlo perché sono armato. Certo che
quando la mia ragione definirà che la Terra è rotonda, affronterò le cose in maniera diversa. Ma sia che la mia ragione abbia la conoscenza, abbia le informazioni per sapere che la Terra è piatta o rotonda, io comunque sono armato per affrontare lo sconosciuto, comunque sono temerario per lo sconosciuto. Questo, il termine la Terra è piatta o la Terra è rotonda, è perché è facile da concepire, ma esistono mondi della percezione in cui l'assurdo si genera, cioè l'assurdo genera assurdo, per cui esistono cose ben più che hanno bisogno di ben più temerarietà che non la conoscenza della ragione. E noi insisteremo sempre sulla relazione fra trascendente e immanente, non solo per il fatto che per noi tutte le divinità, tutti gli dei sono immanenti, ma perché sono parte della vita, sono parte del mondo che ci circonda. Non è che sono al di là della percezione, non è che il Dio sta distante. Il Dio è parte di noi, noi siamo il Dio e ci possiamo relazionare col Dio solo perché quel Dio lo cresciamo dentro di noi. Se voi sviluppate dentro di voi il coraggio e quel coraggio affrontate la vita giorno per giorno, e gli dei del coraggio vi sorreggono. Perché? Perché riconoscono loro stessi dentro di voi. Se voi usate violenza, e per violenza non intendo il termine comune di violenza, ma una determinazione soggettiva con cui affrontare la vita, questo è il termine violenza, sta a indicare nel paganesimo, violenza vi sorregge, perché violenza riconosce il Dio se stesso dentro di voi, cioè riconosce la sua parte divina in voi. Questo è il senso della religione pagana, per cui tutto è immanente, tutto ci circonda, e ciò che è trascendente è solo rispetto alla descrizione, solo rispetto alla ragione. Ma se voi siete azione e nel momento stesso in cui guidate un'automobile e andate contro un platano, e io ci ho provato, ho fatto questa esperienza, nel momento stesso in cui con una 590 all'ora andate a sbattere contro un platano, almeno io non ero più me stesso, ero un'altra persona che ha fatto tutta una serie di manovre per cui sono uscito dall'automobile a 90 all'ora contro un platano che avevo una piccola botta su un pollice. E non ero più io a fare quelle manovre, io ricordo benissimo lo sdoppiamento che ho avuto in quel momento. Ma perché questo? Perché in quel momento un'altra parte di me ha preso il sopravvento. Se la ragione si è ritirata, non ho più pensato devo mettere la marcia, devo rallentare, devo girare lo sterzo in quel modo. Un'altra forza dentro di me ha preso il sopravvento e le azioni che ne sono state determinate, di cui ho solo una vaga memoria perché la ragione è riuscita a leggerle, mi hanno permesso di andare a sbattere contro un platano con una 500 a 90 all'ora e portare solo una piccola botta a un pollice. Questo, fate i conti voi, cosa mi è successo in quel momento. Per cui quando vi parlo di questo tipo di operazione, del Dio che cresce dentro la persona, delle forze che si costruiscono, sono cose reali, sono cose che vanno curate. A proposito, se qualcuno ha dei problemi che io sono andato a sbattere a 90 all'ora contro un platano, questo è avvenuto sul terraglio davanti a Villa Salus, dove dalla Villa Salus sono usciti, mi hanno tenuto dentro una settimana per controllare che non avessi botte in testa, tanto per inciso. Cioè non è che me lo sia inventato in questo momento. E la 500 era di mia moglie, poveraccia anche. Bene, passiamo a un altro tipo di argomento. E vi leggo ancora, cioè vi presento ancora due sentenze che per me sono fondamentali, che ancora non vengono né recepite né tantomeno fatte sapere. Però ringrazio sempre il Gazzettino che mi ha pubblicato queste sentenze e questi numeri che andrò alla ricerca, visto che un avvocato si è anche prestato a fornirmi i dischetti. Allora, la sentenza è una della Corte Costituzionale del 27 aprile 1993, è la numero 195. Ha definito costituzionalmente illegittima la limitazione di contribuzioni alla Chiesa Cattolica e dalle confessioni diverse dalla Cattolica i cui rapporti con lo Stato siano stati regolati sulla base di intese. In proposito, afferma testualmente il giudice della Corte Costituzionale, possono sussistere confessioni religiose che non vogliono ricercare un'intesa con lo Stato o, pur volendola, non l'abbiano ottenuta. Ed anche confessioni religiose strutturate come semplici comunità di fedeli che non abbiano organizzazioni regolate da speciali statuti. Per tutte, anche quindi per queste ultime,
vale il principio dell'uguale libertà davanti alla legge. Allora, cosa dice questo? Dice che queste confessioni religiose, qualunque esse siano, qualunque riti praticano, qualunque sia la loro via, qualunque sia il rapporto, hanno diritto alle sovvenzioni dello Stato per costruirsi i luoghi di culto. Non ne ha diritto esclusivo la Chiesa Cattolica, ma ne hanno diritto tutte le confessioni religiose. Questa è una sentenza della Corte di Cassazione, cioè della Corte Costituzionale, scusate, del 27 aprile 1993 ed è la sentenza numero 195. Ancora, invece, è la sentenza della Corte di Cassazione. La Corte di Cassazione, fatta nell'8 ottobre 1997, numero 9476, ha fatto una lunghissima motivazione della sua sentenza, no? E ha parlato di definizione di religione, cioè che cos'è una religione. La Cassazione, innanzitutto, ritenuta errata l'affermazione della Corte d'Appello di Milano, secondo cui religione, nel suo significato corrente, è incentrata sul presupposto dell'esistenza di un essere supremo che è in rapporto con gli uomini e dal quale questi debbono obbedienza ed ossequio. È errata. Questo modo di pensare la religione, dice la Corte di Cassazione, è errato. Cioè, non è solo questo. Questo non è solo questo la religione. Secondo la Cassazione, l'elaborazione di una definizione di religione non può essere fondata senza violare le norme di diritto costituzionale esclusivamente sulle confessioni religiose ebraiche, cristiane e musulmane, che finirebbero per escludere le religioni politeiste, quelle sciamaniche o animiste, o quelle che, come il taoismo e il buddismo, nelle sue varie articolazioni, non promettono al credente la vita eterna col corredo di percorsi di salvezza privilegiati dal rapporto o addirittura dalla particolare grazia di un unico Dio. Dunque, definire che cos'è una religione per legge viola la Costituzione, perché io dico che cos'è il paganesimo. E che cos'è il paganesimo politeista? Lo diciamo noi, io, Francesco, quelli dell'Istituto Politeisti, quelli che definiscono se stessi pagani politeisti. Loro hanno il diritto di dire che cos'è il paganesimo. Naturalmente esistono dei paganesimi che io non riconosco, esistono dei paganesimi che io boccio. Cioè dico questa cosa non è paganesimo, ma sono io che lo dico. Esattamente come dico che il cristianesimo è una religione di assassini. Perché? Perché metto in ginocchio i bambini davanti a un assassino, il macellaio di Sodoma e Gomorra. Per il principio della partecipazione morale dico che i cristiani sono gli assassini. Ma lo dico perché i cristiani dicono questo di se stessi. Loro dicono noi adoriamo il macellaio di Sodoma e Gomorra. Allora dico sono assassini. Ma se un altro dice di se stesso io sono pagano e io non so, adoro Odino, se il termine adorare non sta per parlare a, ma sta per mettersi in ginocchio davanti a Odino, dico tu non sei pagano. Però questa è la relazione fra me e l'altro pagano, è la relazione fra me e il cristiano. La legge non può dire chi dice di mettere in ginocchio davanti a Odino è religione, chi invece dice che non si può mettere in ginocchio nessuno non è religione. Questo la legge non lo può fare, perché se questo venisse fatto per legge, violerebbe il dettato costituzionale. Per cui ogni persona ha il diritto di dire che cos'è per lei religione. E quando è per religione si intende un insieme di credenze e un insieme di percorsi. E a questo punto diventa sintomatico, perché la Corte di Cassazione deve definire che cosa vuol dire religione. E qua è un casino. Infatti la sentenza poi afferma la sostanziale impossibilità di dare una definizione
precisa di religioni, rilevando piuttosto singolarmente, questo è l'articolista che dice piuttosto singolarmente, un unico carattere comune a tutte, in quanto qualsiasi religione, rileva la Corte di Cassazione, compresa cristiana, conosce ed attua ai propri massimi livelli tecniche ascetiche di purificazione, che se non hanno la pretesa di definirsi scientifiche, hanno tuttavia una loro oggettività, quasi sempre dolorosa, anche sul piano fisico, quali la flagellazione, eccetera. Che cos'è che mette in risalto la Corte di Cassazione? Mette in risalto che la religione non è semplicemente un mettersi in ginocchio e pregare il Dio, ma è anche una modificazione di se stessi. È anche una relazione fra l'essere umano e il mondo che li circonda, che può avere varie pratiche. Una può essere l'ascesi, l'altra è la meditazione. Dice, cita la flagellazione, per esempio, cita pratiche dolorose, ma può essere lo stesso crogiolo dello stregone. Perché questo? Perché per definire la religione non può essere definita in quanto insieme di pensieri e insieme di idee, ma religione può essere definita in quanto un percorso, in quanto un insieme di cose che non siano il pensiero, ma azioni che fanno gli individui. Le azioni degli individui sono cose importanti all'interno di una struttura sociale. Le azioni degli individui qualificano che cos'è una religione. Questo è importante. Infatti la Cassazione mette in rilievo questo aspetto. La Cassazione dice, se tu hai delle pratiche religiose, cioè dici io sono di quella religione, hai delle pratiche, che può essere la messa, può essere il rito, ma può essere anche un percorso personale di flagellazione, di meditazione, di alterazione della percezione. Sono tante cose. E questo viene messo in risalto dalla Corte di Cassazione. Naturalmente l'articolista, come cattolico, fa il suo commento e dice non esce quindi complessivamente un quadro molto preciso e brillante, in quanto sembrerebbe che per aver diritto a una sostanziale equiparazione giuridica con la religione cattolica basti che un certo numero di persone siano un po' masochiste, perché lui vede la flagellazione, ce l'ha qui in testa, dato il suo vabbè, insomma, sono parola, se no vuol dire una altra parolasse. E con una certa fantasia inventino qualcosa di originale e di futuro del mondo, sostenendo che essere convinti di ciò è di volerlo propagandare. Cioè lui praticamente prende in giro tutte le persone che praticano la religione, perché dice, ah, sti guaise che sai, e non sei come la religione cattolica, che è grande, che fa. La religione cattolica ha una grandissima tradizione di stupro, di genocidio, di massacri, di torture, di distruzione di beni umani. Pensate che solo in America Latina, diceva qui per radio un ospite di Ivano e Laura domenica, insomma, sono stati 120 milioni di persone massacrate, di indios massacrati. 120 milioni. Pensate che soltanto dall'Africa all'America, il traffico di schiavi fatto dai cattolici, perché era l'ideologia cattolica che li portava. Si parla di 200 milioni, ma le cifre sono talmente esagerate che non esiste neanche una possibilità di dire nome e cognome, chi erano quelle persone, i loro nomi, non esistono neanche. Non esistono assolutamente. Cioè la pratica di devastazione culturale, etica, morale che ha fatto la Chiesa Cattolica e le Chiese Cristiane in generale, i musulmani poi gli vanno dietro e tutto il resto, è talmente vasta che l'orrore è soltanto un buco nero enorme, è un muro nero che sovrasta le persone. Non è neanche definibile a parole, non è che di 10 morti, 100 morti, 1000 morti, no, è semplicemente un'onda nera che sovrasta l'umanità, questa è la Chiesa Cattolica. Per cui ogni volta che date 1000 lire a un cattolico, distruggete l'umanità. Ricordatevi quando firmate il 740. Ogni volta che date una lira a un cattolico, state stuprando l'umanità. Perché dare il pane all'affamato significa che esista un affamato e significa qualcuno che ha costruito quella fame. Per cui è in sé un'aberrazione. Ricordatevi sempre queste cose. Ricordatevi sempre perché le persone vengono addestrate dalla Chiesa Cattolica a considerarsi onnipotente come il loro Dio.
se gli altri stupidi, se gli altri idioti, se gli altri che non capisci, se gli altri l'imbecille, ma guarda che coglioni chi se stai. E non ci si accorge invece che noi siamo le persone pronte ad essere fatte fesse. C'è una gerarchia nei cattolici, dove il più grosso mangia il più piccolo. Il Papa rappresenta Dio in terra, davanti al Papa si inginocchiano tutti, anche gli imperatori, gli altri si inginocchiano davanti all'imperatore, l'altro si inginocchia davanti al re, l'altro si inginocchia davanti al conte, al vescovo, al cardinale. C'è sempre qualcuno che si inginocchia e qualcuno che è più furbo che dice: io lecco meglio il culo, io sono un privilegiato, e non sa che invece è il pesce che finisce in padella, perché questa è la realtà oggettiva delle cose. E chi finisce in padella è lo stesso Wojtyla, che ha distrutto la propria vita e ha distrutto la propria esistenza. Bene, io vi ringrazio di avermi ascoltato questa trasmissione Magia, Stregoneria, Paganesimo. Io vi do appuntamento per giovedì prossimo alle ore 15 e la seconda parte alle ore 19. Grazie per avermi ascoltato e a risentire. Io sono Claudio Simeoni, do il mio indirizzo, Piazzale Parmesan 8 Marghera. Vi do l'indirizzo dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti, che è casella postale 53 Marostica, Vicenza, e a risentirci a giovedì prossimo. Ricordatevi l'appuntamento sull'altopiano di Asiago. Ciao e grazie dell'ascolto.